Ciao a tutti i nostri amici cinefoniaci, questo è sempre il nostro canale YouTube, ormai ci conoscete. Oggi facciamo la recensione di Qbot S600, abbiamo recensito pochi giorni fa anche Qbot X17, facciamo un piccolo appunto alla Qbot che forse sta facendo uscire un po' troppi terminali, perché abbiamo visto in pochi mesi Qbot X15, Qbot X16, Qbot X17, adesso inizia la serie S, quindi Qbot S600, Qbot S550 che è già uscito, davvero tanti, anche noi non riusciamo a stargli dietro, forse è meglio che ne fanno un po' di meno e li supportano un po' di più, che è sempre la cosa migliore. Andiamo a vedere cosa c'è nella confezione di questo Qbot S600, ricordandovi che noi l'abbiamo acquistato da iGoGo.es, è uno dei nostri siti con il quale collaboriamo, il prezzo è di 129 euro, quindi piuttosto basso. Questo sito iGoGo.es è di fatto un negozio cinese, ma creato e targettizzato apposta per la clientela spagnola, quindi potete tranquillamente acquistare presso di loro, tanto hanno moltissime modalità di spedizione, tra cui la One World Express, che è quella che vi fa recapitare il pacco direttamente a casa con spedizione all'Europa, quindi non dovrete pagare spese di dogana. Andiamo a fare il nostro unboxing. All'interno trovate una back cover in plastica semirigida e serve proprio per la modalità costruttiva di questo telefono che ora andremo a vedere e che vi spiegherò. All'interno trovate l'attrezzino per la rimozione del carrello SIM, in quanto la batteria posteriore non è rimuovibile. Adesso andiamo a vedere. All'interno trovate, vedete, questi di iGoGo S sono veramente buoni, perché trovate addirittura uno schermo in vetro temperato, che è sempre comodo e vale sempre quei 6-7 euro, quindi insomma magari pagate qualcosa di più, però avete anche queste cose. Una guida veloce in inglese, all'interno due sportellini ovviamente con il carica batterie e il cavo USB, tutto piuttosto standard. Come sempre Qbot non mette gli auricolari all'interno del suo dei suoi device. Andiamo a vedere il telefono. Iniziamo come al solito col capitolo design e materiali costruttivi. Lo spessore è di 8 mm, che diciamo non è proprio molto molto sottile, 8 mm è un po' tantino. La batteria, come ho detto, è integrata, non è rimovibile, è da 2700 mAh. Sia la parte posteriore che la parte anteriore sono in vetro con tecnologia 2.5D, quindi leggermente bombato. Il telaio, come vedete, tutto questo telaio che percorre il telefono è in alluminio zincato. Il peso totale si fa sentire, perché è 185 grammi circa, che forse è un po' troppo per un 5 pollici. Il telefono è disponibile in tre colorazioni: nero, bianco e oro. Facciamo un punto speciale sul carrello delle SIM, eccolo qua, vedete, vi ho detto la batteria non è rimuovibile, quindi dovete utilizzare il carrello SIM per l'inserimento delle SIM, perché questo carrello è fatto veramente bene. Finalmente non dovete più rinunciare alla seconda SIM per una micro SD, perché nella parte superiore potete mettere la prima SIM e la micro SD, mentre nella parte posteriore potete mettere la seconda SIM, quindi veramente innovativo. Fateli tutti così i carrelli dei SIM, perché sicuramente sono più utili per noi che li usiamo. Tasti anteriori che sono sia disegnati che retroilluminati, in questo momento sono disegnati perché il device è spento, ma sono anche retroilluminati. Parte superiore con il LED di notifica di tipo multicolor, programmabile in un apposito menu presente all'interno delle impostazioni. Nella parte posteriore, come avete visto, è presente un sensore per impronte digitali per lo sblocco del telefono, reagisce con successo circa al 75% delle prove di sblocco, quindi sicuramente funzionale. Andiamo a accendere il nostro telefono. Come vedete, un po' di ditate le cattura, quindi trattamento oleofobico anche nella parte posteriore, un po' di ditate rimangono, ma con i device con la parte posteriore in vetro succede spesso, non è insomma la prima che vediamo. Andiamo a parlare un po' della scheda tecnica. Qbot S600 monta un processore MediaTek 6735 quad core con clock a 1.3 GHz, con 2 GB di RAM e 16 GB destinati per la ROM. La ROM non è partizionata, quindi dei 16 GB avete circa 12 GB completamente disponibili per le app. È installata Android in versione 5.1 Lollipop. Il display, eccolo
qua ora si è acceso, è di un 5 pollici di risoluzione HD, quindi 1280x720 e 320 di DPI. Andiamo a provare subito il sensore per lo sblocco. Ecco qua, come vedete, stavolta ha funzionato egregiamente. Vediamo un po'. Ecco qua, vedete, il sensore funziona piuttosto bene. Per quanto riguarda lo schermo, è un 5 pollici, abbiamo detto, con tecnologia IPS, tende a colori un po' troppo caldi. Ecco qua, facciamo vedere il nostro display tester. Oltretutto, quando andiamo a fare questa qua, che è la prova gamma detection, vedete che tende a intorno al 2.6, invece dovrebbe essere intorno al 2.2, quindi proprio non eccezionale la resa cromatica in generale dello schermo. Il touchscreen è un touchscreen a 5.2, anche questo non eccezionale, soprattutto durante la digitazione si riscontrano alcuni errori di riconoscimento delle lettere digitali. Andiamo a fare una prova. Ciao, come state, ragazzi? Ecco qua, come vedete, ho scritto ciao, come state, ragazzi, è uscito ciao, come satv, ragazzi. Rockgazzi, quindi insomma, quando si va a digitare a volte non è proprio eccezionale, a volte qualche errore di riconoscimento di lettere, diciamo, che si riscontra. Parte telefonica senza problemi, andiamo in 4G, segnale wifi, segnale GPS, anche questo buono, aggancio rapido dei satelliti, supporto 4G per le bande, tutte quante le bande che sono in Italia. La ROM, come vedete, è un Android stock con un icon pack personalizzato, eccolo qua. Tutto il resto della ROM è completamente stock, sia il menu impostazione, come vedete, con i soliti menu, insomma, niente di particolare. Per quanto riguarda i giochi, vengono riprodotti senza problemi. Avevamo visto che per i giochi il cubo ATX17 ha avuto qualche problema di piccolo lag, piccoli scatti. Questo sicuramente è più indicato, senza problemi. Abbiamo provato con Need for Speed e veramente va bene, anzi lasciamo qui una prova di gaming, la state vedendo in questo momento, come vedete non ha davvero problemi, non ci sono lag, e anche con giochi piuttosto pesanti. Parte browser senza problemi, il browser non è velocissimo, anche se noi usiamo ovviamente come sempre Chrome. Come vedete, senza problemi, anche se nei siti un po' più pesanti il professore prende i suoi tempi, ci vuole forse quella manciata di secondi in più per renderizzare la pagina, ma come vedete davvero non ha problemi, insomma è perfettamente fruibile. Parte audio, nella riproduzione musicale non raggiunge volumi troppo alti. Andiamo a vedere il menu musica. Eccolo qua, non raggiunge volumi troppo elevati, il suono tende forse un po' troppo a un effetto rimbombo quando poi viene appoggiato, vista proprio la conformazione del telefono, vedete, completamente piatto, questa è una superficie in vetro, quando viene appoggiato praticamente buona parte dell'emissione viene assorbita dalla superficie, soprattutto quando è una superficie piana. Andiamo a sentire ovviamente come al solito i nostri ABBA, se li trovo. Per quanto riguarda invece la parte fotocamera, un sensore Samsung da 16 megapixel per la fotocamera posteriore con lente 5P, apertura del fuoco f2.0, inoltre c'è una speciale funzione autofocus, riesce a prendere il fuoco in soli 0,3 secondi. Adesso andiamo a fare una piccola prova, come vedete, ecco qua, molto veloce.
prende il fuoco correttamente. Comunque, come al solito, vi mettiamo qui le foto da scaricare e valutare voi, come al solito, autonomamente. Le foto sono buone, ovviamente in situazioni ottimali di luce, tendono ad avere un po' troppo rumore quando cala la luce. La fotocamera inoltre anteriore è da 8 megapixel, quindi riesce a fare degli ottimi selfie, insomma, abbastanza buoni. Andiamo a vedere qualche immagine che ve lo fa. Ecco qua, vedete, questa è una foto fatta al tramonto. Come vedete, se andiamo un po' a ingrandirla, c'è un po' di rumore, non è proprio super dettagliata, insomma, cose che succedono con telefoni di questa fascia di prezzo, insomma, abbastanza standard la fotocamera. Capitolo batteria, mi ha colpito positivamente. La batteria non è rimovibile, ha una capacità di 2700 mAh, con un uso medio intenso riuscirete ad arrivare a fine giornata con ancora il 10% di carica, quindi è risultata perfettamente idonea per il mio utilizzo. Segnaliamo tuttavia che specialmente durante i giochi tende un po' a consumarsi troppo, quindi inserendo qualche sessione di gaming arriverete con autonomia intorno all'ora di cena. Giudizio complessivo sul Cubot S600, secondo me è strettamente legato al prezzo, che è di 129 euro, e strettamente legato al paragone con altri device sempre della Cubot. In primis il Cubot X17, perché il Cubot X17 ha sicuramente uno schermo migliore, perché è un Full HD, ha un design migliore, molto più sottile, qui andrebbe fatto un lavoro di ottimizzazione sullo spessore e soprattutto sul peso, ma su questo avete un equilibrio generale del sistema molto molto migliore, batteria sicuramente più performante, e anche, diciamo, nella resa dei giochi, delle applicazioni più pesanti, sicuramente avete, anche se dovete rinunciare allo schermo Full HD, avete sicuramente un equilibrio generale del sistema sicuramente maggiore. Per tutti gli utenti della categoria media, sicuramente è una valida alternativa nel panorama degli smartphone cinesi. Io sinceramente nell'uso di tutti i giorni l'ho preferito rispetto a Cubot X17, anche se a vedersi è molto più bello Cubot X17, questo va sicuramente detto. Ricordiamo che noi l'abbiamo acquistato da iGoGo.es, un negozio cinese, ma che è stato targettizzato apposta per la clientela spagnola, ma che spedisce poi in tutta Europa. Il prezzo è di 129 euro, più dovete aggiungere qualcosa per la spedizione dall'Europa, in modo che non pagherete tasse doganali. E che dire, per questo Cubot S600 io direi di chiudere qua e ci vediamo alla prossima. Ciao. Okay.